nostra storia nasce da mio padre, che è il fondatore, Serafino, che nel 55 anni fa ha deciso di intraprendere l'attività di gioielliere. La voglia proprio di dare valori aggiunti alle cose, sia alle persone sia a quello che si fa. E quindi ci ha permesso oggi di arrivare con questa visione a interpretare la gioielleria in un altro modo, quindi cercare proprio di andare sull'innovazione, sulla creazione di un qualcosa che prima non c'era. E quindi grazie a questa lungimiranza siamo oggi qui a raccontare delle belle storie. L'idea nasce da proprio dalla sfida che abbiamo intrapreso per creare un qualcosa che mai nessuno aveva fatto in questo modo. Cioè, quindi, per quanto riguarda un anello, visto che ce n'è sempre uno più bello del tuo, allora abbiamo cercato sempre di andare su delle cose che non tutti ci potevano arrivare, per o conoscenza dei materiali, delle tecniche, eccetera. Quindi abbiamo cercato proprio di focalizzare tutto il nostro know-how sulla meccanica. Quindi la sfida più grande era appunto quella di un anello che potesse diventare un bracciale. Sì. Con degli standard elevatissimi di manifattura made in Italy, quindi di grandi maestri orafi. Quindi da lì nasce questa sfida. Fino ad arrivare a oggi, che siamo riusciti, dopo molti anni di ricerca e di sperimentazione, e siamo arrivati veramente a una miniaturizzazione molto molto elevata, direi quasi straordinaria. Come dicevo, sono tutti oggetti, gioielli brevettati, anche questo che sembrerebbe normale. Potete calcolare che ci sono circa 7700 punti di saldatura e 198 componenti che permettono questo movimento. Questo è un brevetto di invenzione meccanica, quindi è veramente stata molto dura, molto lunga, e grazie veramente anche a tutti i nostri collaboratori, i miei collaboratori e persone che ci hanno creduto veramente a questa sfida. Questo elimina effettivamente il problema della misura, perché questo va bene a una bimba di 2 anni, sì, fino ad arrivare a un percorso vita, che lo usa la mamma, lo usa la zia, quello che vuole, fino anche magari il papà sul pollice. E quindi è incredibilmente anche intelligente, perché permette di usufruirne e di usarlo a proprio piacimento e con le persone che gradisce. Noi usiamo oro bianco, yeah, oro rosa e oro giallo per quanto riguarda il metallo. Per quanto riguarda le gemme, noi usiamo diamanti quindi in colori, diamanti neri, e adesso usciremo quindi con la collezione nuova, che quindi ce l'hai proprio tu adesso, e quindi con zaffiri blu, con smeraldi e con rubini. Tutto made in Italy.